Audiolibro, mistero, gli esseri ombra trattino le ombre, che ci osservano, capita sovente di sentir parlare di uomini ombra, ovvero quelle entità, che appaiono ai nostri occhi come creature scure, simili ad ombre, ma che posseggono i lineamenti di un corpo umano, in grado di muoversi e a volte interagire con l'ambiente. Alcuni tentano spesso di fornire risibili spiegazioni andando a giudicare i pochi testimoni come persone sotto effetto di stupefacenti, droghe, fumo e alcol. In realtà non è così, parliamo di un fenomeno molto importante, interessante e reale. Da un punto di vista documentativo tali apparizioni sono state anche riprese, mostrando dunque una certa capacità di interazione con il nostro ambiente, l'ambiente dove viviamo. Nei primi anni del 2000, attraverso una nota serie televisiva, intitolata Cacciatori di fantasmi, andata in onda su DMAX, fu possibile apprendere il lavoro di un'equipe di ricercatori amatoriali, che riuscì a documentare una serie di fenomeni davvero sconvolgenti e reali, in talune occasioni ripresi anche con strumenti altamente tecnologici. Non parliamo ad esempio delle semplici ricerche svolte oggi da molta gente, che si butta nella ricerca del paranormale con i soliti strumenti tascabili, sensibili alle variazioni elettromagnetiche, stando ore ed ore a guardare lampeggiare questi arnesi, ma parliamo di una serie TV, che ebbe modo di mostrare realmente alcune prove importanti, mai viste prima, di sicuro uniche nel campo del paranormale e probabilmente mai più viste in altre trasmissioni o nel corso delle indagini di altri gruppi. La trasmissione debuttò l'8 ottobre 2008, e i ricercatori coinvolti in tale trasmissione TV furono Zach Bagans, Nick Groff, stagioni 1 e 10, e Aaron Godwin, che indagarono in luoghi segnalati per essere infestati. Lo spettacolo fu sempre introdotto e narrato da Zach Bagans. Ebbene, in una di queste puntate, difficile da identificare se non andando a rispulciare tutte le serie andate in onda negli anni, attraverso una termocamera il protagonista Zach Bagans riuscì a registrare quello che sembrava essere una sorta di essere umano, invisibile agli occhi umani, e con temperatura bassissima, passare di fronte ad uno degli altri ricercatori impegnati nel corso dell'indagine. Tale documento, sensazionale, fu il primo in assoluto, che dimostrò in modo inequivocabile la presenza di tali entità, aventi caratteristiche per noi davvero inspiegabili. In un'altra puntata della serie riuscirono a riprendere una di tali sagome muoversi di fronte a dei sensori di movimento, i quali scattarono ed iniziarono a suonare. Le riprese analizzate successivamente, mostrarono inequivocabilmente la presenza di una tenue ombra muoversi ed aggirarsi di fronte a tali sensori. In un'altra puntata, quello che sembrò essere una specie di ombra antropomorfa scomparì come in un vortice. Le riprese realizzate nel corso di quelle indagini furono uniche, senza eguali. Oggi molti testimoni raccontano le loro esperienze di osservazione, in casa o in luoghi chiusi, facendo riferimento a sagome umane o ad ombre, che si muovono. La realtà dunque è che il fenomeno sia reale e documentabile, con strumenti idonei di tipo tecnologico, e che le testimonianze, numerosissime, indicano che devono esservi degli esseri senzienti, la cui natura è ancora oggi sconosciuta. Sarebbe utile indagare approfonditamente in tale ambito, realizzando riprese continue per cercare di ottenere altri dati sui quali lavorare. Ma cosa ci dicono le testimonianze, che hanno avuto modo di osservare queste strane apparizioni? Parlando di sagome scure, simili ad ombre o nebbie, che si muovono e che sembrano in un qualche modo interessate a ciò che si fa. Sono state viste sia all'interno di case, ville ed appartamenti anche all'interno di palazzi e residenze storiche. A volte sono state osservate all'esterno, nei pressi di luoghi particolari. Di cosa si tratti è impossibile dirlo oggi, ma sicuramente di una forma di esistenza dissimile dalla nostra, antropomorfa, che sembra vivere nel nostro medesimo ambiente. C'è molta confusione su cosa siano tali ombre in movimento, e la maggioranza della confusione è creata da coloro che pur non avendo alcuna prova al riguardo, danno per scontate definizioni e spiegazioni senza senso. Alcuni dicono che succhino la nostra energia, ma non vi sono prove al riguardo, difficile capire di cosa vivano, ammesso che la loro esistenza abbia le medesime nostre prerogative. Per comprendere di cosa si parla dovremmo raccogliere maggiori informazioni, anche se è palese che il fenomeno sia reale e sfuggente. A molti è capitato di trovarsi soli in casa e percepire strane presenze. Stare seduti, leggere un libro, in solitudine, e avere la sensazione che qualcuno vi stia osservando.
Altri ancora hanno percepito strani lamenti o rumori in casa, e visto tali zone d'ombra muoversi. Per ora rimane un fenomeno sicuramente reale, testimoniato da migliaia di persone, che però non è possibile spiegare.